Ciao e benvenuti in un nuovo video sui miei regali di Natale 2022. Come ogni anno vi mostro che cosa ho ricevuto per Natale e quindi, visto che ho un po' di cosine, direi di cominciare subito. Parto da quello che vedete qua dietro, che è uno dei regali di mio marito, ed è questa giacca in tweed, quindi in lana, è un blazer. Aspettate che ve lo faccio vedere meglio. Molto molto bello, di questo color ruggine, stupendo, con questi puntini sull'arancione, giallo, meraviglioso. Ed è appunto un blazer in tweed che può essere usato sia come giacca che anche sotto giacca, quindi proprio come una sorta di cardigan, magari con una magliettina a collo alto di cotone leggero, è perfetta. E quindi veramente molto molto bella e sono felicissima. Poi sempre mio marito mi ha regalato il mio primo bracciale dodo e sono felicissima perché io ero una vita che puntavo il dodo e mi è arrivato, l'ho già indossato, ora ve lo faccio vedere, ed è questo. Spero che si veda bene perché è il dodo con i granelli in argento e oro rosa, con la chiusura con l'anellino classico dodo in oro giallo e argento. Bellissimo, quindi sono felicissima. Poi, vabbè, la mia nonna, i soliti soldini, la classica bustina. Poi la mia migliore amica Silvia mi ha fatto un po' di regalini meravigliosi. Parto dal Thun, il Pepito Funny Days, che adoro, ora ve lo faccio vedere. Ed è il procione con il quadrifoglio, è stupendo, mi piace un sacco, è già tra i miei must have, lo adoro, è simpaticissimo e tenerissimo, poi il quadrifoglio porta fortuna e adesso me lo metto subito di nuovo nella vetrinetta. E qua ho un gatto, devo stare attenta che non me lo faccia cadere e non mi sporchi la giacca. Oh, scusatemi. Poi sempre la mia amica Silvia mi ha regalato questo infuso per vin brûlé, che io adoro il vin brûlé, ed è questo, aspettate che vi sposto, ok, della Bio Vegan, sono 20 filtri della Valverde, non vedo l'ora già stasera di provarlo. Poi sempre lei mi ha preso della Capper, che io tra l'altro è una marca che adoro, di tè e tisane, questo infuso con citronella, eucalipto e ginkgo, buonissimo. Infuso zen, quindi insomma anche questo è favoloso. E poi questo è per la casa ma aiuta anche i miei gattini, questa candela della Merci, che è una marca di prodotti che ha Arca Planet per i nostri amici animali, va bene sia per cani che per gatti, si accende, a parte avere un profumo buonissimo, dovrebbe avere anche la proprietà di calmare, tranquillizzare, comunque far star bene i nostri amici animali, carinissima tra l'altro. E quindi insomma direi che già tra poco andrò ad accenderla. Ah, mi ha regalato sempre la mia amica Silvia, che anche questi adesso andrò subito a metterli in uso, un set di due strofinacci, tra l'altro che io adoro proprio come colori, uno che è a righe, aspettate che ve li apro bene così ve li faccio vedere, non li ho aperti subito diciamo bene perché aspettavo proprio il video per farlo, e eccomi qua, ve li mostro. Stupendi. Uno è così in cotone bianco con i peperoncini e questa scritta "This is my happy place", la cucina ovviamente. E poi bellissimo questo sempre in cotone a righe così, io adoro, adoro, adoro. Poi mi sono fatta un autoregalo e di questo vi mostro la pochette perché la scatola l'ho già buttata, quella diciamo grossa. Il Saint Laurent Libre è un profumo favoloso, la pochette è bellissima e all'interno appunto della confezione c'era la pochette, la mini size da credo 5 ml, ora non so dirvelo bene, di Libre, che è nel formato piccolino, questo qua lo terrò magari per quando si viaggia, per qualche weekend fuori, per l'estate prossima, comunque è un formato che io adoro. E poi lui, il protagonista, il profumo nel formato 50 ml, anche questo è un profumo che ho scoperto e mi piace un sacco, a parte la confezione che come vedete è elegantissima, è un profumo buonissimo, buonissimo, e direi che una spruzzatina ci sta.
Bellissimo, buonissimo e molto elegante. Questo è stato il mio autoregalo di Natale. Infine, i regali dei miei, stupendi, ma di questi poi ve ne farò, vi farò poi una recensione di entrambi a parte appena li ho un po' provati. E parlo della piastra della Imetec bellissima, la My Pro Creativity Infrared B8 200, ovvero la piastra a infrarossi. Questa è una piastra a infrarossi per liscio perfetto e mosso definito, capelli protetti e luminosi. Infatti so che grazie agli infrarossi regola la temperatura, quindi i capelli non si rovinano, è adatta per fare sia il liscio che il mosso, e insomma stupenda. Io avevo proprio bisogno di una piastra nuova perché la mia ormai mi stava abbandonando e questa è perfetta, e avevo bisogno anche di un phon nuovo e mi è arrivato il plus per me veramente dei phon in questo momento, e no, non è il Dyson, perché il Dyson secondo me ha un prezzo troppo eccessivo, ma è lui, il bellissima Creativity for You, che anche questo adoro perché ha questo attrezzino qua, che ora poi vi farò appunto un video, lo proveremo insieme eccetera, che elimina l'effetto crespo. Io, se notate, ho cambiato colore dei capelli, sono tornata del mio colore naturale, un poco più chiara, poi magari l'estate prossima mi tornerà la voglia delle mesh, al momento le ho tolte, coperte, proprio perché ho i capelli fini e che con le mesh tendono proprio a incresparsi, già senza, ma con, proprio diventano paglia. E questo attrezzino del phon, quando li asciugati, evita proprio l'effetto crespo. Poi c'è il classico beccuccio per capelli, diciamo, un diffusore, per capelli fini, comunque per farli lisci, capelli mossi e ricci. Fantastico, li proverò sicuramente tutti, anche se il riccio io non ce l'ho, però per dare un po' di effetto volume, e il phon poi è bellissimo, quindi insomma, fantastico. E niente ragazze e ragazzi, questi sono tutti i regali di Natale di quest'anno. Spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanellina e lasciatemi un pollicino di supporto. Io vi saluto, vi auguro ancora tantissimi auguri di un buon e felice Natale a tutti voi e ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao!